Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questo nuovo video, se si può chiamare così. Ormai ho esaurito le parole e mi scuso intanto per l'assenza in questi ultimi giorni, ma non lo so, YouTube mi sta incominciando a dare un po' di fastidio, perché in pratica questa notte ho caricato il video della serie interattiva insieme a Cicciuz e questa mattina improvvisamente c'era l'icona come se ci fosse il video, però andando a cliccare sul video mi spuntava che c'era un errore e quindi il video non me l'ha messo. E adesso voi state vedendo solo il mio sfondo, perché ho preferito non far vedere tutte le icone perché arrivano fino a qua sotto circa. E quindi per non creare troppa confusione io direi di passare avanti. Allora, oggi sono un pochino più organizzato della volta scorsa. Intanto voglio ringraziarvi per i 305 iscritti e per le 12.000 visualizzazioni video. E non so come avrei fatto ad arrivare a questo punto, ovviamente, senza di voi. E volevo dire, per quelli che mi hanno scritto, ma l'episodio della Caverat numero 2 e la numero 4 dove sono? In pratica io l'ho anche scritto. E datemi un secondo di tempo. In pratica io ho messo i link dell'episodio 2 e dell'episodio 4. In pratica questi episodi saranno nel canale di Xanderwolf. E Xanderwolf, se ancora non l'ho detto, fa video di ogni genere, però per ora si sta concentrando di più su Amnesia e su Minecraft. Da lunedì però aspettatevi anche Bioshock, che ha registrato davanti a me. E infatti aspettate, vi faccio vedere una playlist dei video caricati, così vi faccio vedere. Allora, questa qua è la parte 2 della Caverat, mentre la parte 4 della Caverat è questa qua. Ve la faccio vedere. Ok, detto questo, vi dico di iscrivervi al suo canale per vedere i video che nel frattempo qua ecco. No, non mi va a scatti. Nel frattempo che bandi me, vabbè, l'abbiamo capito. Iscrivetevi al canale di Xanderwolf. Adesso io non capisco perché mi si è disiscritto addirittura. E iscrivetevi al suo canale per seguire gli episodi successivi alla Caverat e quindi guardare gameplay di ogni genere. E poi passiamo alla terza novità. In pratica, se non lo sapeste, ho aperto una fanpage su Facebook. E qui scriverò le cavolate varie e qua mi potrete scrivere anche i vostri, diciamo, le vostre domande che vorreste di solito farmi, però vi secca farmele, diciamo, su YouTube. E qui su Facebook vi lascio poi il link in descrizione, potrete farmi ogni tipo di domanda. E passiamo adesso alla novità più importante, che dico io. E questo video, siccome lo metterò penso fra un pochino, oggi è il 25, sabato 25, quindi il video lo metterò ora. Vi annuncio che, se non lo sapeste, i video che ultimamente ho fatto si sentivano malissimi d'audio, forse anche questo qua si sentirà malissimo, quindi cercherò di respirare il meno possibile. E quindi ho ordinato i pezzi nuovi del computer, penso lunedì mi dovrebbero arrivare i pezzi. Sono questi qua: scheda madre dell'Aserock 970D3. Sono pezzi non troppo costosi, alla fine ho speso 292 euro e non volevo spendere più di questa cifra, però dico che l'ho fatto per voi, perché vi potrebbe dare anche un gameplay migliore, un audio migliore, quindi per agevolare me e per agevolare voi, quindi ho comprato questi pezzi migliori. Infatti non avrei voluto bisogno ad esempio di un paio di cuffie nuove, microfono nuovo, però intanto l'ho comprato. Allora, i pezzi sono questa qua, scheda madre, vi lascerò al limite il link in descrizione del sito IK, dove mi sono trovato molto bene, devo dire. Poi il CPU della AMD Phenom 2X4, un processore molto buono. Non mi lamento del fatto che non sia un Intel o altre marche. Sta venendo di starnutire. Aspetta. Oh mio Dio. Artifex umano.
E poi, come RAM, ho scelto le Vengeance Blue della Corsair. Ne ho scelta per ora solo una perché mi sembrava per ora buona come solo una scheda, come una RAM. Al limite, se poi in futuro ne avrò bisogno, ne comprerò un'altra sempre su eBay. Poi, come scheda video, ho scelto una 6670 GDDR5 da 1 giga. E mentre poi, come sorpresa finale, le cuffie della Fatality. Le cuffie della Fatality si trovano di solito nel sito ufficiale, mi sembra sui 50 o 40 euro, che non mi ricordo. Sono delle cuffie straordinariamente fantastiche, l'audio è buono e per il suo prezzo penso che siano le migliori cuffie in circolazione. Non volevo spendere più di tanto nelle cuffie perché non voglio spendere sulle novantina di euro per tipo le Logitech G35 o le 930. E quindi, ragazzi, detto ciò, il prezzo totale mi è costato 292 euro. E detto questo, penso che con i 6 minuti di video posso finirla qua. Se l'audio si è sentito male, non posso farci niente. E ci vediamo nel prossimo episodio. Lunedì voglio mettere due episodi, cioè la serie hardcore, come di normale, e la serie interattiva insieme a Cicciuzze, che non ho potuto mettere ieri, che era venerdì. Inoltre farò anche un unboxing dei pezzi con il cellulare di mio fratello, che lunedì sarà in ferie. Quindi lunedì, quando vi arriveranno i pezzi, farò l'unboxing con il suo cellulare. Ecco, mi ha appena mandato a quel paese in diretta. E vabbè, ragazzi, detto ciò, con un saluto di mio fratello, saluta i miei iscritti. Vi lascio con i video di lunedì. Ci vediamo fra un pochino su YouTube, dato che con questo programma non dovrei avere problemi. Ok, sono passati 7 minuti di video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Commentate se il video vi è piaciuto, appunto. E ciao ciao.